trovati gentili telespettatori ad un nuovo appuntamento con TSD Notizie Chiesa, questi principali titoli dell'odierna edizione. Lavoro ed economia sociale, la conferenza del professor Bruni. Vittime della strada, la diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro in preghiera a Subbiano. Etica nell'ebraismo, il rabbino Joseph Levi, la Torah ci indica la strada per una vita sana e buona. Cultura della pace, il premio al regista Emanuele Crialese e infine Vite in cambio, la storia del partigiano Gianni Mineo che salvò la popolazione della Chiassa dai nazisti. Come anticipato poco fa nei titoli di apertura, apriamo il nostro notiziario con l'ennesimo incidente stradale sulle arterie aretine che ha stravolto due famiglie. L'intera comunità di fronte a questi drammi si interroga e per questo, in occasione della giornata mondiale di ricordo delle vittime della strada, la diocesi celebrerà una messa nella parrocchia di Subbiano. L'appuntamento è per domenica 16 novembre alle ore 18. La messa verrà presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. La comunità delle suore domenicane di Ganghereto organizza per domenica 23 novembre alle ore 15:30 l'incontro sul tema Conosci te stesso, la filosofia come cura, che vedrà come relatori il professor Maurizio Scheflin, docente di filosofia presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose all'Apollinare di Roma e al Beato Gregorio X di Arezzo e il professor Bruno Meucci della comunità di San Leolino e docente di filosofia presso l'Istituto Marsilio Ficino. Chi desiderasse maggiori informazioni può contattare il numero 055 97 37 440 oppure inviare un'email a ganghereto@libero.it. Voltiamo pagina. Etica nell'ebraismo, il rabbino Joseph Levi, la Torah ci indica la strada per una vita sana e buona. Costruire il dialogo nella società multiculturale, l'etica nelle religioni monoteiste, questo è il tema al centro di tre incontri dei convegni di cultura Maria Cristina di Savoia. Oggi in particolare il focus è sull'etica nel mondo della religione ebraica. Ospite d'onore il rabbino capo di Firenze, Joseph Levi. Quanto è importante il tema dell'etica anche nella religione ebraica? Beh, direi che è fondamentale. Noi tutti conosciamo le discussioni che sono iniziate già ai tempi dei profeti, il periodo del Tempio, no? Quindi l'etica o il culto già allora ce l'abbiamo nelle Sacre Scritture e da allora, da quando il Tempio ebraico, il Tempio di Gerusalemme non c'è più, cosa è rimasta? È rimasta l'etica, quindi si può dire in qualche modo che il mondo ebraico è centrato sui dettagli del comportamento etico nei giorni e nelle realtà quotidiane. Quindi, come dice anche lo stesso Shema famoso, no, del credo ebraico, voi dovrete seguire tutte le indicazioni per una vita sana e buona indicate nella Torah e la vostra ricompensa per quella vita sarà una vita lunga e buona. Come si realizza questa vita sana e buona? E che quindi entra nei dettagli della vita a decidere ogni tanto cosa bisogna fare adesso, come aiutare ora e nelle situazioni precarie come bisogna fare, il mangiare ovviamente, quindi animali permessi, animali proibiti, riposo e attività, quindi le varie situazioni della vita nei quali la Torah entra nei dettagli e dà delle indicazioni che poi ovviamente vengano riinterpretate, riadattate alle situazioni moderne e così via. I principi che sono ricordati in antichità ci aiutano poi a risolvere il problema in modo equo, buono e onesto. La comunità delle suore carmelitane scalze di Arezzo organizza la consueta adorazione eucaristica mensile.
L'appuntamento è in programma per sabato 15 novembre 2014 alle ore 21:15 presso la cappella del Monastero delle Carmelitane Scalze, situata in via Francesco Redi 17/D ad Arezzo. Chi desiderasse maggiori informazioni può contattare il numero 0575 24 944 oppure inviare un'email a carmelitane.arezzo@tin.it. Cultura della pace, il premio al regista Emanuele Crialese. Svelato il nome del vincitore del Premio Nazionale Cultura della Pace Città di San Sepolcro, 12ª edizione. Si tratta di Emanuele Crialese, regista affermato che con le sue opere Nuovo Mondo e Terraferma ha posto in essere una profonda riflessione sulla tematica dell'immigrazione. Una menzione particolare per la prima volta nella storia del premio va all'associazione Borderline Sicilia Onlus. La giuria ha motivato la scelta di Crialese per aver mostrato attraverso le sue opere, i suoi film e i suoi racconti un'umanità di viaggio alla ricerca di un luogo di vita dignitoso dove poter esprimere il proprio desiderio di appartenenza al consesso umano e il proprio progetto vitale. Mostra un'umanità attenta ad affermare con forza il proprio essere nel mondo, si legge nella motivazione, al di là di confini e frontiere artificiosamente costruiti. Il premio Cultura della Pace Città di San Sepolcro si terrà sabato 6 dicembre presso il cinema Nuova Aurora. La mattina alle 10:30 in programma l'incontro con gli studenti delle scuole superiori di San Sepolcro, mentre nel pomeriggio alle 16 il consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza. La giuria ha deciso di attribuire una menzione speciale a Borderline Sicilia Onlus. Si tratta di un'associazione che lavora per la difesa dei diritti dei migranti. L'associazione opera sul campo svolgendo attività di documentazione, informazione e ricerca. Borderline Sicilia Onlus, si legge nella motivazione, merita l'attenzione ad una menzione particolare per il lavoro svolto in favore dei diritti dell'uomo che migra. Il premio non violenza invece andrà a Monica Bulai, fotoreporter, documentarista, una delle più grandi fotografe in circolazione. Sarà premiata a San Sepolcro mercoledì 19 novembre. E il secondo incontro del ciclo Lavoro, Dignità, Speranza è in programma per venerdì 21 novembre. Protagonista Luigino Bruni, ordinario di economia politica all'Università LUMSA di Roma, che affronterà il tema Economia sociale, una nuova strada per il bene di tutti. Il ciclo di incontri è promosso dal Centro di Pastorale per il Laicato, di cui fanno parte le associazioni, i movimenti e le aggregazioni cattoliche, ed è concepito come un momento di formazione per il laicato impegnato e come proposta culturale di riflessione rivolta a tutta la città. Vite in cambio, la storia del partigiano Gianni Mineo che salvò la popolazione della Chiassa dai nazisti nel nuovo libro di Santino Gallorini. Vediamo assieme il servizio. Una storia poco nota delle pagine aretine della Seconda Guerra Mondiale, riportata all'attualità grazie a un libro realizzato da Santino Gallorini. È stata presentata nell'Auditorium Aldo Ducci l'opera Vite in cambio, Gianni Mineo, il partigiano infiltrato che salvò dalla strage la popolazione della Chiassa. È un libro che tratta della vita di un partigiano, Gianni Mineo, è una persona incredibile, una persona che è riuscita a salvare 209 ostaggi che erano stati rinchiusi nella chiesa della Chiassa dai tedeschi e stavano per essere fucilati perché era stato rapito da una formazione di partigiani slavi, il colonnello von Gablenz. Questo Gianni Mineo riesce nell'impresa di convincere il comandante di questa formazione slava a rilasciare il colonnello e poi riesce a riportarlo quando sta per scadere il terribile ultimatum. E in questa avventura viene aiutato da un altro partigiano originario della Chiassa che si chiama Giuseppe Rosati. Dopo 70 anni siamo riusciti a ricostruire tutte le vicende di Mineo e di Rosati e a giugno siamo riusciti a convincere il comune a intitolare un'area pubblica lì alla Chiassa, questi due partigiani, e adesso alla fine anche giù in Sicilia, lui era originario di Bagheria, Gianni Mineo, siamo riusciti a far riscoprire questo personaggio che sicuramente meriterebbe di essere ricordato e di essere onorato, perché è una persona oltre che coraggiosa, molto semplice.
Una vicenda della quale, come racconta la figlia di Gianni Mineo, Caterina, il padre ha sempre parlato poco in famiglia. Ricordo soltanto poco, perché lui non è mai stato una persona che l'ha mai descritto tutto questo. L'ho letto soltanto su un libro dove appunto raccontava che lui con questo cavallo bianco, però proprio vero e proprio lui non ha mai raccontato niente a noi. L'abbiamo scoperto adesso con Santino tutte queste cose. Io non ho mai saputo nulla. Sabato 15 novembre, nuovo appuntamento con il corso di formazione per animatori e operatori dei centri d'ascolto delle Caritas presenti sul territorio diocesano. L'appuntamento è per le ore 9:30 all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo, con un incontro sul tema Caritas e ascolto nell'Antico Testamento, in cui interverranno Ida Tiezzi e Gabriella Lamastra della Fraternità di San Lorenzo a Pomaglio. Il corso è promosso dal Centro di Pastorale per la Carità e la Salute e dall'Istituto di Piazza di Murello. A guidare gli incontri saranno esperti negli ambiti biblico, sociale, dell'antropologia, della psicologia e della pastorale. E questa era la nostra ultima notizia, non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento la prossima settimana con TSD Notizie Chiesa. Grazie e buon proseguimento con i programmi di TSD.